Siamo ancora qui da Faustino Market, con me in mia compagnia c'è Daniela del Centro Antiviolenza Chiare Acque, che ci informerà delle attività del Centro Antiviolenza. Tra l'altro Daniela con me ha molta pazienza oggi. Però la prima domanda, Daniela, è come sei arrivata ad affiancarti al Centro Chiare Acque? Dunque, per due motivi sostanzialmente. Il primo di carattere, diciamo, ideologico, perché c'è passione femminista, ho partecipato negli anni 70, ormai lontani anni 70, a tutte le iniziative più importanti, un momento interessante del femminismo, prima a Roma, poi a Brescia, quindi la vecchia passione, poi vabbè, il lavoro, la famiglia eccetera mi hanno abbastanza distolta da questo interesse. Però poi, quando mi sono sentita pronta, mi sono accostata a Casa delle Donne di Brescia con l'intento di soddisfare, diciamo, questa mia vecchia passione ideologica, di coltivarla, di approfondire nuovi temi, perché il femminismo nel frattempo si era molto evoluto, naturalmente sono state varie fasi, e poi anche per fare del volontariato, quindi per aiutare le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza, che è un fenomeno non emergenziale, un fenomeno strutturale che nasce appunto da antiche origini. Ma possiamo partire dal Ratto delle Sabine, forse anche prima, e diciamo il pregiudizio nei confronti delle donne è una cosa, è una storia molto antica, e io dico spesso che lasciamo maschilisti sia donne che uomini, lasciamo maschilisti tutti, per cui anche in Italia, pure se la legislazione si è molto evoluta, non stiamo qui a dire tutte le conquiste, però camminano sempre sulle gambe delle persone, e anche le riforme, anche a parte che in Italia si è molto più investito nella punizione che nella prevenzione, e la punizione, che ci siano le leggi, è giustissimo, però quando una persona è già in tribunale vuol dire che la vittima c'è già stata. Quindi tutto il lavoro che si dovrebbe fare dovrebbe essere proprio sulla prevenzione. Diciamo che è la punta dell'iceberg finale. Sì, 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 ma poi insomma si arriva dopo. Si arriva un po' troppo tardi. Si arriva dopo, e quindi va bene che ci sia, però il lavoro che facciamo come Centro Antiviolenza, oltre a quello di accogliere le donne vittime di violenza, è anche quello di, diciamo, divulgativo. Adesso col Covid gli eventi sono stati molto limitati, però quello che, diciamo, una delle nostre azioni è lavorare con le scuole e accostare le persone il più possibile, non solo il 25 novembre e l'8 marzo, proprio per diffondere la cultura della parità e del rispetto. Perché non è niente scontato qui da noi, come in tutto il mondo, tra l'altro. Dicevamo prima appunto su qual è la relazione che si instaura tra il centro, cioè le operatrici, come lo sei tu, le volontarie, e le donne che chiedono, se si toglie la cura, che chiedono appunto aiuto al centro. Mi è piaciuto molto quando hai detto prima che lasciate, cioè, un primo contatto empatico, e che ogni donna ha un proprio tempo naturale. Sì, infatti rispettare i tempi delle donne è proprio un must per noi, perché, diciamo, noi abbiamo un obiettivo. L'obiettivo è che la donna abbandoni il suo ruolo di vittima, anche di sentirsi vittima, e riprenda in mano la sua vita, quindi sia in grado di scegliere, di decidere. Poi qualunque decisione lei prenda, per noi va bene. Non diciamo mai a una donna che viene al centro: denuncialo, separati, vai via da casa, perché sappiamo che è un percorso, molto difficile, è difficile ribaltare la propria vita, e quindi siamo disponibili a tutti gli stop and go. Ci sono donne che vengono, che parlano con noi, poi scompaiono, magari le richiamiamo, dicono no, tutto a posto, poi ritornano un anno dopo, così, ma la porta del centro è sempre aperta, quindi siamo sempre disponibili a
cercare insieme la strada che ogni donna deve percorrere, e per ogni donna è diversa. Io dico sempre, io sono 14 anni che faccio questo lavoro, però dico sempre che ogni volta è come la prima volta, perché ogni persona è un mondo a sé. Sì. Poi, come dicevamo anche prima, ogni donna ha un proprio tempo naturale da rispettare, un proprio movimento, diciamo così, e poi anche ci sono, come dire, punti di vista che partono anche da quello che è l'incontro con altre culture, che credo negli ultimi anni i centri antiviolenza abbiano aperto anche da questo punto di vista, con un appoggio che non passa solo dall'ascolto, ma anche all'agevolazione dell'ascolto, cioè trovare magari quelle figure professionali che possono far sì che la loro lingua venga compresa e la nostra lingua venga compresa, che non è, sembra un fatto scontato, ma non è sempre così scontato. E il centro fornisce anche questi di servizi? Sì, ci sono dei servizi di mediazione culturale e linguistica per le donne straniere, e soprattutto, diciamo, noi siamo in continua attenzione di formazione su questo aspetto, perché per assumere il punto di vista dell'altro tu devi uscire dal tuo punto di vista, quindi dobbiamo essere sempre consapevoli anche dei nostri stereotipi, dei nostri, sia con le donne italiane sia con le donne straniere. Con le donne straniere la difficoltà è anche maggiore, però anche con le donne italiane funziona così, perché io quando faccio i corsi così ricordo sempre il discorso della vittima perfetta, cioè quello che noi ci immaginiamo nella nostra testa dovrebbe essere la donna maltrattata, no? Per cui se magari ci capita che viene una ragazza ben curata, in minigonna, con magari un aspetto piacevole, diciamo, ma no, ecco, la vittima perfetta non esiste, ciascuna è vittima a suo modo, e noi naturalmente dobbiamo uscire da questi stereotipi che sono anche i nostri. Nello stereotipo non tiene in considerazione la fragilità poi di ognuno di noi, certo, perché violenza non sono solo le botte, no, o il fatto di impedire alla propria compagna o alla propria moglie di vivere la propria vita, la propria emancipazione. Violenza è anche il non sentirsi accettati per la propria natura, e questo, diciamo che poi negli ultimi 10-15 anni stanno facendo tantissimo le nuove generazioni sul fatto di sentirsi liberi e spontanei è un diritto alla vita, oltre che alla felicità di ognuno di noi. Di noi, scusate. Vuoi lasciarci magari delle informazioni base, così se qualcuno... Allora, il nostro centro antiviolenza Chiare Acque ha la sua sede principale a Salò. Siamo aperti 5 giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e giovedì al mattino, martedì e venerdì pomeriggio. Nei giorni in cui non siamo, negli orari in cui non siamo aperti, è attiva la segreteria telefonica, e il numero del telefono è 0365 18 70 245 oppure 334 97 13 199. Poi c'è una pagina Facebook da cui si può accedere poi anche al sito, che si chiama proprio Chiare Acque. E niente, i servizi, dicevo, c'è questa accoglienza, e poi con l'operatrice si fa un percorso, si stabiliscono delle tappe, dei compiti, quello che si vuole, e però poi ci sono anche le professioniste, perché c'è un assistente sociale, proprio per questo discorso dell'indipendenza anche abitativa, lavorativa, che insomma diamo una mano, che perché non è, nostro compito specifico, però ce ne dobbiamo fare carico. E poi c'è un percorso di appoggio psicologico, non è una psicoterapia, perché i colloqui sono in numero limitato, però in certi momenti può servire anche quando la donna non soffre un processo, la separazione, insomma servono dei momenti di fragilità anche queste sostegni. E poi ci sono le legali, che sono specializzate proprio sulla violenza di genere, quindi lavorano da tantissimi anni con noi, per cui sono veramente una punta di diamante per il centro. Io ti ringrazio tantissimo, voi state ancora qui con noi? Sì.
perché le ospiti arriveranno, non sono finite. Poi io sono anche curiosa di intervistare qualcuno degli stand, ecco, anche per sapere un po'. Infatti è una bellissima iniziativa e ringraziamo anche di questo, perché siamo molto felici di essere qui questa sera. Ha avuto una bella idea, Andrea, infatti, devo dire, ha avuto proprio una bellissima idea. Ciao. Grazie ancora. Sì,